the phone. It's marvelous. You should care for me. It's awful nice. It's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Non è un bocconcino formidabile? Ieri notte ha bussato alla mia porta per 45 minuti, ma io non l'ho fatta uscire. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. Niente, mi era caduto un nichelino. Mamma mia. A proposito di mia madre, vedete, mia madre è arrivata a 90 anni e sapete perché? Non ha mai toccato un bicchiere di whisky. Si attacca direttamente alle bottiglie. E non le stappa nemmeno più, gli rompe il collo con la dentiera. Ah, lo sapete? Il dottore mi ha detto di smettere di bere e così ho deciso di non bere più whisky. Lo faccio congelare e me lo succhio come un lecca-lecca. It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. 2, 3, 4, soulful night, it's paradise, it's what I love to see. Voi sapete che questa è la mia ultima sera qui. Domattina me ne vado a Hollywood a fare un nuovo film. Io, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Joe Bishop. Si chiama Piccole Donne. Ma prima ancora devo fare un programma per la TV col mio amico Bing Crosby. Perché mai Bing lavori tanto, non lo capisco. Ha già 21 milioni di dollari. Di debiti. My dear, it's four-leaf overtime. From now on, my heart's working overtime. Ehi ragazzi, se non spegnete quei riflettori non me ne vado più. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. Buonanotte, buonanotte, ci vediamo un altro anno. Bravo Dino, sei grande. Sono morti dalle risate. Ho un contratto con un'impresa di pompe funebri. Dino, ci possiamo vedere prima che tu parta? Un ultimo aperitivo insieme. Anche due. Ti aspetto in camerino. Aspetta a spogliarti. Come si chiama, Mizzi? No, Silvia. Ah, ho capito. Questa qui è Mizzi. Dino, stiamo un po' insieme stasera. Voglio augurarti buon viaggio. Da capo. Ti aspetto in camerino, ok? Farai la fine del generale Custer stanotte. Perché? Perché non ci sono solo Silvia e Mizzi, ci sono anche tutte le altre. C'è Janet nel tuo camerino, Irma la Dolce nel tuo appartamento e quelle gemelle tedesche che ti aspettano al bagno turco. Il trucco è proprio questo, ora che ho sistemato tutte da qualche parte posso filarmela. Su, fammi le valigie e mettimele in macchina. Vuoi andar via così, senza salutarle neppure? L'hai proprio detto, perché se cominciasse a dire addio a tutte queste pupe dovrebbero seppellirmi qui. Quel po' che rimarrebbe in un cofanetto. Capito? Successo? È sparito di nuovo il figlio di Sinatra? C'è stato un brutto incidente lungo l'autostrada, dovrà prendere la deviazione. E dove conduce?
Riprende l'autostrada a Climax, passando per Colle Rotondo, Monte Vergine e Paradiso. La strada che fa per me. Qui. Niente altro? No, grazie. Hai dimenticato il buoni premio! Ciao, Barbie. Non ci hai messo un diridini in più. 6 diridini, non 7. Non scherziamo con Beethoven, va bene? Da capo. Orvi? Sì, cara? Che c'è? Ti prego, cara, non adesso. Mulligan, tu non soltanto hai le orecchie di latta, hai le dita di piombo. Chi ti ha messo in testa di studiare il piano? È stato lei. Io ho bisogno di soldi, ma tu che scusa hai? Qui dice con molta espressione, il che significa con molta passione, con sentimento e con cuore. La naturale! Oh, un momento. Oh, salve, signor Spooker. Non dirmi salve. Tu sei di quelli che si insinuano dalle porte di servizio. Coraggio. Dammelo qua. Che cosa? Quel biglietto di mia moglie. Credevi che fossi stupido e cieco, per caso? Ah, certo, sì, il biglietto. Eccolo. Voleva 2 litri di latte e 12 uova. Ah, sì, ma chi lo racconti? 2 litri di latte e 12 uova.
Ma che c'è di male? Te lo dico io cosa c'è di male. Ha dimenticato la crema di latte, ha dimenticato di ordinare la crema. La dimentica sempre. Lei non la vuole, ma a me piace. Niente di meglio che la crema, per chi è un po' duro di colon. Con permesso. No, 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 Mulligan. Ora stai dimenticando un diridin. Ci sono 6 diridin, non 5. Holly? Sì, caramella? Chiudimi le lampo, ti prego. Vai in qualche posto? Sì, e ho fatto tardi, non voglio farlo aspettare. Ti capisco. Farlo? Chi? Il dentista. Ah, ti duole un dente? No, devo farmeli pulire tutti. Te li sei già fatti pulire? Devo tornarci ogni 3 mesi. Il dottor Sheldrake dice che ho le gengive tenerissime. Ah, lui dice così, eh? Ciao, tesoro. Ciao. Dove li ha presi quei fiori? Li ha portati Johnny. Li ho colti con le mie mani. Non è carino. Già, non è vero. Bene, io vado. Arrivederci, Johnny. Quanti anni hai, Mulligan? 14, quasi 15. Sei cresciuto per la tua età, vero? Me lo dicono tutti. Sta lontano da mia moglie, hai capito? Come? Ronzarle attorno dietro le mie spalle, portare fiori a una donna sposata! Ma non mi lasci andare! Di essere frustato a sangue. E non tornare mai più qui! Brutto mandrillo minorenne! Lolito! Orbi! Ehi, Orbi! Credo di esserci, io. Stai a sentire, io sono un uomo in camicia. Tu sai cosa? Io sono un uomo in camicia, è il titolo della canzone. Quale? Quella nuova che mi hai suonato ieri. Da 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 da. Ah, quella. Ho scritto tutte quante le parole, vuoi sentirle? No, no, Barney, è un'altra cosa. Forza, dai! Non sono in È una cannonata, ti dico. Dammi la tonalità. I'm a poached egg. Without a piece of toast, Yorkshire pudding, without a beef to roast. I'm a haunted house that hasn't got a ghost when I'm without you. Ti piace? I'm a mouse trap without a piece of cheese. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa when I'm... Mona Lisa? È questo il bello. L'irregolarità. La inaspettata licenza poetica. Va avanti. È ridicolo. Come sarebbe ridicolo? Il fatto di continuare a scrivere canzoni. Ma perché ci affanniamo tanto? Ormai ne avremmo già scritte una 50. 62. E che è successo? Niente. Le scriviamo, io le copio e le mandiamo a tutti gli editori, a tutte le case discografiche, ai cantanti. Elvis Presley, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, i 4 freshmen. E ci ha mai risposto qualcuno? No. Ci fregano solo i francobolli dalle buste che alleghiamo per la risposta. E facciamo la solita discussione? Irving Berlin scrisse 100 canzoni prima di sfondare con Alexander's Ragtime Band. E che mi dici di George Gershwin e di Richard Rodgers? Ma erano dei professionisti e ne siamo dilettanti.
sepolti qui a Climax nel Nevada. Oh, dove credi che sia venuto Cole Porter? Da Perù, nell'Indiana. E Hank Mancini da L'Equipe in Pennsylvania. E Johnny Mercer da Savannah in Georgia. E lui ha vinto solamente 4 Oscar. Quindi suona. I'm Las Vegas without a slot machine. I'm a gypsy without a tambourine. I'm Napoleon without the Josephine. When I'm without you. Ma di bene in meglio, non trovi? I'm a doctor without a single pill. I'm a lawyer who never drew a will. I'm a dentist without a tooth to fill. When I'm... Gengive tenerissime. Belle cose da dire a una donna sposata. Ma di che cosa stai parlando? Beh, quel nuovo dentista non fa altro che molestare mia moglie. Anche adesso è da lui. Sta seduta. Lui ha inclinato la poltrona all'indietro. E le sta dando il gas esilarante. E lei ride. Anche lui ride. Ridono a crepapelle. Di me! Oh, calmati, Orville. Così diventerai matto. Dottor Sheldrake. Dottor Sheldrake. 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 E l'ha sentita quella della tartaruga miope che si era innamorata di un elmetto? E poi c'è quella del serpente miope che cercava di sedurre un pezzo di corda. Pronto? Parla il dottor Sheldrake. Senti lì. Lo so di chi state ridendo, lei e mia moglie, e farò un bel rapporto all'ordine dei dentisti. Ma chi è? Sono il marito, e non creda di darmela a bere. Io so cosa le sta facendo. Le sto facendo un'otturazione al premolare inferiore sinistro. Lo immaginavo. Mi ti faccio parlare. Signora Mulligan, c'è suo marito al telefono. Io non voglio parlare alla signora Mulligan, io voglio parlare alla signora Spooner. La signora Spooner? Ma non c'è. Il suo appuntamento è per mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo? Ah, le farò l'ambasciata quando torna a casa. Avevi ragione. Io mi preoccupavo per nulla. Non è nemmeno là. Che matto! I'm a bullfight without a matador. I'm a heckler who never gets the floor. Casanova, the night he didn't score each time. Ma perché non c'è? Dove sarà? Perché mi ha detto una bugia? No, per amor del cielo, Orville. Ma Johnny Mulligan, non c'è dubbio. Sua madre è dal dentista, lui è solo in casa e lei è con lui. Johnny Mulligan. Ma smettila, se non ha ancora la barba. Il lattaio. Lui ce l'ha. Deve trattarsi di una specie di codice. 12 uova, cioè alle 12. Un appuntamento a mezzogiorno dietro la latteria. Oh, ora cominci a dare i numeri. Non puoi continuare a sospettare di chiunque vedi. A volte non sono sicuro neppure di te. Di me! Oh. Ho paura, Barney, ti assicuro, ho paura. Sono sposato con la più bella ragazza della città e lei mi pianterà un giorno o l'altro, io me lo sento. Ma certamente. Certamente. E lo sai perché? Perché tu non sei nessuno. Dai lezioni di piano per un dollaro e mezzo. Ti capita di suonare a un matrimonio o a un funerale, capirai che roba. Una bella ragazza come lei dovresti viziarla. Pellicce di visone, crociera da Acapulco, colazione da Tiffany. Con quali soldi? Orville, ci vuole una canzone di successo, una sola. Quanto costa quel cane in vetrina? 3 milioni di dischi. Bianco Natale, 8 milioni di dischi. Credi che Irving Berlin abbia paura di perdere la moglie? No, penso di no. Per questo devi continuare a scrivere canzoni senza scoraggiarti. Un giorno o l'altro potresti far tombola. Già, hai ragione. Allora, andiamo. I'm a poached egg without a piece of toast. Yorkshire pudding without a beef to roast. I'm a haunted house that hasn't got a ghost when I'm without you. I'm a mouse. Hey. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa when I'm without you. Comincia a piacermi quel Mona Lisa. Cosa ti dicevo? Aspetti un momento, vengo subito! Continua a suonare tu. Cosa le serve? Barba e capelli. Tutto quanto, bellezza. Thank you.
Che c'è? Ma lo sa chi è lei? Certo, sono il più bravo, sono il più bello. Lei... Come fate per le sigarette da queste parti? Le sigarette? Harvey! Hey, Harvey! Hey, Harvey! Vieni qui, svelto! Lo sa, sono 5 anni che sto qui, ma questa è la prima volta che qualcuno... Oh, certo, nel 61 Liberace si fermò qui con una gomma a terra, però non c'è mai stato nessuno che fosse qualcuno come lei. Dov'è il gabinetto? No, aspetti un momento, io voglio presentarle un mio amico. Harvey, guarda che abbiamo qui. Chi? È Dino! Molto piacere. Questo è Orville Spooner, lui suona il piano e l'organo in chiesa, è un formidabile musicista. Beh, il viso non mi è nuovo. Ah. Ah, non il suo, quello. Ah. Ora posso andare al gabinetto? Ah. Orville, ci siamo. Ecco qui la tombola. Ricordi Dez Amore? Best seller per 30 settimane. E i ricordi sono fatti di questo, oltre 2 milioni di copie. E lui ha anche la sua casa discografica. Vado a prendere qualche nostra canzone. No, non è questo il modo migliore. Dobbiamo essere più sottili. Sottili. Comincia a canticchiargli uno dei nostri motivi, così senza parere, perché gli resti nelle orecchie. Ah, sì. E allora cosa stai aspettando? Vai! I'm a poached egg without a pizza toast. Yorkshire pudding without a beef roll. I'm a haunted house, but I haven't got a ghost. When I'm without you, I'm a poached egg. I'm a western without a beef. Ci sono degli asciugamani nella toilette delle signore. I'm a mousetrap without a piece of cheese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa. Mona Lisa. I'm a doctor without a doctor. I'm a lawyer whenever I'm Las Vegas without a slot machine. I'm Napoleon without a Josephine. Ma che cos'è? Orecchiabile, vero? L'abbiamo scritta insieme. No, sì. La chiameremo Sono Nuovo in Camicia. Sono Nuovo? Credio. Oh. Quanto vi devo? 5:15. Peccato che lei abbia fretta, se avevamo un po' più di tempo. Ecco qua. Un centone? Non ho il resto, dovrò fare un salto in banca. Perché non prendo un caffè con Orville? Fate amicizia. Ah, abbiamo tante canzoni e sono un'altra cosa, suonate al piano. Un momento. Ecco $10. Tieni il resto. Oh, aspetti! Ho dimenticato di controllare l'olio. La conosce? Ho lasciato il cuore a San Francisco. Un successone, eh? L'hanno rubata a noi. No, davvero? L'avevamo scritta noi, solo che si chiamava Ho lasciato il cuore a San Diego. Esattamente lo stesso tema. Avevamo sbagliato di poche miglia. Abbiamo anche una canzone di tipo italiano, come Volare. E solo che è meglio, sarebbe perfetta per lei. Mettetela in busta e speditela al mio ufficio di Hollywood. Ah, no, voi gli altri volete solo fregarci francobolli per la risposta. Che vada al diavolo. Quanto canta da cane? Da cane o da gatto lui vende. Già. Forse è stato uno sbaglio. Chissà quando ci ricapiterà un'altra occasione. Oh, fra circa 3 minuti. 3 minuti? Gli ho staccato un tubicino. Avrà benzina nel carburatore per un paio di isolati. Crepio. Adesso è fermo all'angolo di Citrus e Yucca. Entra nel negozio di elettrodomestici, domanda se può usare il telefono. Dovremmo avere sue notizie fra un 10 secondi. 5, 4, 3. Rispondi tu, io prendo il carro attrezzi. Parla alla stazione di servizio. Salve. Certo che mi ricordo di lei. Che cosa le è capitato? Thank you.
Che cos'è? Uno scherzo per caso? Uno scherzo? Sei sicuro di non aver manomesso il motore? Ma come può pensare a una cosa simile? Insomma, che cosa c'è? Oh, senta, se tiene questo atteggiamento non glielo dico neppure. È un meccanico specializzato, è come essere medico, si deve fare il giuramento. Va bene, dottore, che ci dici? Lei se ne intende di motori. Io? Ho bisogno di un copilota per mettere in funzione il tergicristallo. La valvola di aspirazione è lesionata per via del doppio albero a camme e dipende dalla combustione interna. Niente di meno. Capita ogni tanto, sa, queste macchine italiane. Beh, non statene lì a chiacchierare, riparala. Riparala, dice. Devo telefonare a Los Angeles per il pezzo e se non ce l'hanno dovrà venire dal rappresentante di New York e se lui non ce l'ha dovrà venire dalla fabbrica. Da Milano. Milano? Ma è ridicolo, lui è occupatissimo. Ci può scommettere, sono atteso per una trasmissione televisiva. Ah, davvero? Su che canale? Ma che diavolo di importanza ha? Voglio vederla. Beh, la vedremo insieme, perché probabilmente sarò ancora qui. Silenzio, prego, fatemi pensare. Potrei prendere una valvola della Chevrolet e fresarla fino a misura. Reggerà fino a Hollywood. Lui lo sa, il suo mestiere. Dai, quanto tempo ci vorrà? Beh, se lavoro tutta la notte, posso aver finito domattina. E io devo passare la notte in questo buco? Hanno aperto un buon motel ultimamente. No, non ci resisterebbe, c'è una puzza. Ma chi lo ha detto? Se lo hanno appena costruito. Sì, ma è entrata una puzzola nel condizionamento. Posso dormire dovunque, trovatemi magari un tavolo da biliardo. Il signor Spooner sarà lieto di ospitarla per stanotte. Non è così, Orville? Io? Sì, certamente. Già, ha una stanza in più e abita proprio qui di fronte. E sua moglie, sua moglie è una gran cuoca. Già vedo la scena. Da questa parte. No, tu no. Tu sta qui e cominci a lavorare a quella valvola. Coraggio, andiamo. Dica, dato che siamo nello stesso mestiere, campo musicale, non crede che rock and roll stia per scomparire? Già. Non scrivono più canzoni come una volta. Io voglio dire quelle intramontabili come Dinah o Polvere di Stelle oppure... Senta, lasciamo stare le chiacchiere, sono stanco morto. Qui starà tranquillo. Potrà farsi una bella dormita fino all'ora di cena. E dopo cena ci metteremo al piano a cantare qualche bella canzone. E quello l'unico svago in città? No, c'è anche un bowling. Oppure può vedere la televisione a colori nella vetrina del negozio di elettrodomestici. No, non mi hai capito bene, amico. Come state a donne da queste parti? Donne? Vuol dire quel genere di svago. Già, è un'abitudine per me, è come respirare. Già, l'ho letto nelle cronache di Hollywood. Ecco, vede, non è che mi piaccia, ma devo, perché se salto una notte, la mattina dopo mi sveglio con un mal di testa. No, questa è la nostra stanza da letto, la sua è di là. Ecco qua, è una combinazione stanza da lavoro e stanza per gli ospiti. Dovrebbe farlo accordare. Accordare? Per quel suo problema, sa, quel mal di testa di cui mi parlava, forse potrebbe provare al bar dell'Ombelico. Al cosa? C'è un locale appena fuori città che si chiama L'Ombelico. Hanno certe camerierine che sono molto socievoli. Così almeno dicono, io non ci sono mai stato, sa, io sono un uomo sposato. Sua moglie, signor, si chiama Caramella. Che dico, Zelda, io la chiamo Caramella. Ma guarda un po'. E cuce, fa la calza, fa le marmellate di frutta e cura le piantine di prezzemolo. Ha una quantità di latti buoni. Sicuro. Beato lei. Adesso la lascio solo, è tutto a portata di mano. Ci vuole un po' perché l'acqua calda diventi calda, ma se le serve qualcos'altro, chiami. Con permesso. Ciao, caro. Ciao. Ho fatto un po' tardi. Il dottor Sheldrake ti manda i suoi saluti. Gentile. Com'è andata là? Dove? Dal dentista. Bene. Ti ha fatto male? No, però credi che dovrà togliermi il dente del giudizio. Sta
Stai mentendo, Zelda. Forse potrà salvarlo. Tu non sei andata affatto dal dentista. Il tuo appuntamento è fissato per martedì. No, è mercoledì. E allora dove sei stata oggi? Se vuoi saperlo, sono stata da mia madre. E sabato? Non è il giorno in cui lavora la banca del sangue? Non ho intenzione di rispondere ad altre domande. Finora non hai risposto neanche a una. Sono stufa che tu continui a spiarmi, a farmi il terzo grado e a controllarmi il contachilometri della macchina. Non cambiare argomento. Io mi faccio vaccinare e tu mi domandi subito chi mi ha morso. D'accordo, chi ti ha morso? Voglio dire, dov'eri? Che c'è in quella scatola? Vuoi proprio che te lo dica? Sì. È un regalo per il mio amante. Ah, è così, eh? Al mio caro marito, nel nostro quinto anniversario. E oggi? Il 30 settembre. Credevo che fosse il 31. Io volevo farti una sorpresa e ora hai sciupato tutto. Mi dispiace, tesoro. Sono un mostro. Sì, lo sei. Non so proprio come tu faccia a sopportarmi. Neanche io lo so. E parlano di crudeltà mentale. E di gelosia. E di sospetti, di punzecchiature, interrogatori. Sai perché ho fatto tardi? Non c'è bisogno che mi spieghi niente. Per quegli idioti della pasticceria. Ho ordinato una torta al pistacchio e l'hanno fatta al cioccolato. E tu detesti il cioccolato. Un pistacchio, cioccolato, che importa? Sai, non mi è dispiaciuto aspettare, altrimenti non l'avrei mai vista. Chi? Guardavo fuori dalla vetrina ed era là che passava in macchina. Chi? Aveva gli occhiali da sole e la barba lunga. Ma io l'ho riconosciuto lo stesso. Ma chi? Dino! Sono quasi svenuta. Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni. Non me l'hai mai detto. Ero anche la presidentessa del suo club di ammiratrici all'università. Eravamo solo in due, io e Rosalie Schulz. Ma lei tradì e si innamorò di Eddie Fisher. Fece benissimo. Ma pensa, Dino in persona, in macchina per Citrus Avenue. Deve averlo immaginato tu. È ridicolo. Che ci farebbe uno come lui qui a Climax? E poi ho letto che adesso è a Hollywood, in televisione. Mi sembra che fai. Voglio mettere il disco di Volare. E invece no. Perché no? Non si sa mai chi può entrare all'improvviso. Chi? Non lo so, Rosalie Schulz, Eddie Fisher, e chiunque. E poi non voglio che un estraneo ti faccia le serenate. Ecco che ricominci. Oh, insomma, in fondo è il nostro anniversario. Ho anche un'altra sorpresa per te. Un'altra? Ti piacerà. Vado nella stanza da lavoro a finirlo. Sì, fa pure. Stanza da lavoro? Senta! Aspetta, perché vuoi andare là dentro? Devo finire di cucire una cosa. Che cosa? Ah, è un segreto. Lo so che non mi piacciono i segreti. E va bene. Mi sto facendo una camicia da notte di chiffon nero. Ci manca solo il merletto alla scolatura. Voglio che sia pronto per stanotte. Tu non hai bisogno di merletti, tesoro. Non hai bisogno neanche della camicia da notte. E noi non dobbiamo aspettare stanotte. Non ho più lezioni per oggi. E siamo tutti soli in casa. Quindi perché non... Così, di primo pomeriggio. È questo il meglio. L'irregolarità. L'abitudine è la tomba dell'amore. Sei stato a vedere un film della Bardot. Tu sta qui. Sarò da te fra un minuto, caramella. Venivo proprio da... Guarda che ho preso tutta la roba italiana che c'era al mercato. Maccheroni, parmigiano, pizza surgelata, Chianti. Lascia perdere. Lui ci fa matto. Gli offrirai una cena all'italiana, gli suonerai la nostra canzone italiana. No, lui monta sulla sua macchina italiana e sloggia. Sì, sì. Come sarebbe? Non lo voglio in casa mia, dobbiamo liberarci di... Dopo tutta la pena che ci siamo presi. Hai sentito? Perché? Perché è un maniaco sessuale. E con ciò sono affari suoi. Ma c'è mia moglie. Le sta già a pezzo. E quel che è peggio, lei è pazza di lui. Ma che c'è di male? A lui piace lei, a lei piace lui. Così mentre tu gli proponi le canzoni, lei può metterlo di buon umore. Brutto miserabile.
Vuoi suggerirmi di usare mia moglie? Stai attento, il Chianti. Non mi importa se non venderò mai nulla. Preferisco morire di fame. Perché io amo mia moglie, l'adoro, la venero. E non ti fidi di lei? No, no. Scusami. Sbrigati, Casanova! È inutile che insisti, Barney. Rimettigli la macchina a posto e... No, facci piano. Perché dobbiamo liberarci di lui? Liberiamoci di lei. Di Zelda? Certo, mandala via per stanotte, se hai tanta paura. Mandarla via? Sarebbe già meglio. Ma servirà a poco. Perché? Non hai sentito quello che ho detto? Quel tizio cerca soltanto di divertirsi. Non si sogna di passare la sera qui solo con me, mangiando pizza e ascoltando le nostre canzoni. Lui se ne andrà all'ombelico in cerca di donne. Ferma, ferma, ferma. Perché deve andare al bar dell'ombelico? Perché non gli portiamo l'ombelico a casa? Adesso stai esagerando. Appena Zelda è fuori, noi prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Questo lo tratterrà a casa. E come faccio a spiegarglielo? Che avevo paura che mi soffiasse la moglie e che gli ho procurato una professionista. Non dovrai spiegargli nulla. Tu digli soltanto che quella è tua moglie. Cosa? Lo sa com'è fatta Zelda? No, ma... Allora è fatta. Oh, avrà tutto il divertimento che vuole. Barney... Tu sei un cinico. Posso leticarla, pizzicarla, strizzarla, farci la lotta. Scusami. Caramellina tutto miele. Vengo, Orville. Sì, d'accordo, hai delle idee geniali. Però dimmi una cosa, se sei così furbo, come faccio a mandar via mia moglie? Ma questa è la cosa più facile. Picchiala. Picchiarla? Falla arrabbiare. Faccia una litigata. Tirala in faccia un pompelmo. Ci sono tanti modi. Vuoi che mandi all'aria il mio matrimonio? È solo per una notte. Lei piangerà un po', tornerà a casa da sua madre e domattina tu potrai spiegarle tutto quanto. Le comprerai un bel regalo, potrai permettertelo visto che avremo venduto tante canzoni. Vuoi dire così, senza motivo? Un pompelmo? Dritto sul naso. Ah, non riuscirò a farlo. Ma tu devi, no. Perché la ami, è per il suo bene. Orville! Auguri. Ed è meglio che la mandi via alla svelta perché io vado subito all'ombelico a prendere la pollastra. Orville? Barney ha portato questo, un regaluccio per l'anniversario. Perché ti sei rivestito? Rivestito? Dopo aver fatto la doccia. Che ho fatto? Ma certo, mi sono rivestito perché mi ero un po' infreddolito. Non mi sembravi mica tanto freddo. Quando? Quando ero sotto la doccia. Credevo che tu volessi entrarci insieme a me. Tu dici? Voglio dire, davvero? Potremmo risparmiare parecchio sulla bolletta dell'acqua. Guarda cosa ho scovato. Cosa? Le fotografie del matrimonio. Oh, fammi portare questa roba di là. Va bene. Ehi. Beethoven. Quando è che mi fa conoscere sua moglie? Sta facendo un pisolino, perché ha appena fatto la doccia. Ma credo che questo lo sappia. Diceva che coltiva anche il prezzemolo? Sì, lo assaggerà a cena. E conoscerà anche lei a cena. Credo che farò un sonnellino anch'io, così sarò riposato e disteso. Disteso?
Ho la sensazione che questa serata prometta bene. Caro, vedrai che risate ti farai. A far cosa? A guardare le fotografie. Lo ricordi quel giorno? Sicuro. È stato il peggior giorno della mia vita. Io invece lo trovai bellissimo. Ma davvero? È solo che tu cercasti di fare troppe cose allo stesso tempo. Quando mai uno sposo ha suonato l'organo al proprio matrimonio? E guarda la mamma che piange come una fontana. Mi fa piacere che ne abbia parlato tu per prima. Vuoi sapere, Zelda, che cosa penso di tua madre? No. D'accordo, te lo dirò. Quella donna mi fa vomitare. E il modo in cui tratta tuo padre. Lo sai a chi somiglia? A Ting Kong? Via, via, Orbi. Via, via, che cosa? Sì, forse la mamma ha un carattere difficile. Difficile? Impossibile! È una vecchia strega, ipocrita, maligna, chiacchierona e pettegola. E ora che cosa ne dici, eh? Beh, fondamentalmente sono d'accordo con te. Davvero? Perché io mi sono sposata? Per liberarmi di lei. Così è per questo che mi hai sposata, vero? Beh, non è il solo motivo. Lo sai che ti voglio bene. Oh. Le fotografie della luna di miele. Luna di miele? Luna di miele? Ma dico, se quello non è stato un fallimento. Io non direi così. Ah, tu non lo diresti, eh? Ammetto che la prima notte fu un po' una delusione. Quando non trovammo camere, dovemmo dormire nella tua Rambler. Era una Volkswagen. Caro, c'è la fotografia. Era una Rambler, blu. Era bianca. Non insistere, sono certa che era blu, come il colore dei miei occhi. I tuoi occhi sono bianchi. Ma che stai dicendo? Io ho gli occhi blu. Io dico che sono bianchi. Vuoi metterti a litigare, eh? Orville... Ma cos'è? Si tratta di un nuovo gioco. Chi può essere? Buongiorno, signora Spooner. Possiamo entrare? Ma certo, reverendo. Salve, signora Spooner. Signore Mulligan. Ciao, Zelda. Ciao, Rosel. Ti dispiace disturbarvi così, ma stiamo raccogliendo le firme per una petizione al Consiglio Comunale perché chiuda quell'orribile posto. Se le signore perdonano il mio linguaggio... Il bar dell'ombelico. Ma certo, saremo lieti di firmare, vero, Orville? Tu dici? Ma è un vero sconcio, un luogo di vizio, una macchia sulla comunità. So che fanno usare i distributori di sigarette ai minorenni. Rosalie e io ci siamo andate per investigare e due strani uomini ci hanno abbordato e volevano offrirci due martini tra... Io ho avuto la netta impressione che in quel locale ci sia commercio d'amore. Commercio d'amore? Cole Porter, 1,5 milioni di copie. Beh, che stiamo aspettando? Chi ha una stilografica? Vedo che state festeggiando il vostro anniversario. Il quinto. Ah, oh, che bella torta! Pistacchio? Ne volete una fetta? Oh, perché vuole sciuparla? Beh, magari un pezzettino. Oh, in quel caso anch'io ne accetto una fettina. Reverendo? Oh, no, grazie, il colesterolo. Oh, grazie. E comunque, se per caso avesse un mezzo pompelmo. Veramente volevo osservarlo per mia moglie. Che mi dici, Barney? Polly lavora oggi? Sì. Dove? È diventata bionda di nuovo.
Ehi, Polly, stavamo discutendo. Come fai a far star lì quell'aggeggio? Ce l'ho avvitato. E che succederebbe se te lo svitassi? Ti schizzerebbe la birra in un occhio. Da lì? Da qui. Senti, Berta, le vuoi ancora quelle fodere nuove per la tua giardiniera? Perché? Beh, te le darò a metà pezzo, se mi fai un piccolo favore. E quale? Per me va bene, se va bene a Polly. Senti, Polly, ho una piccola proposta da farti. Va di là, ne arriva uno grosso. Salute. Come dicevo, avrei una proposta. Ho bisogno di te. Adesso? È un caso di emergenza. Beh, già, sembra che abbia. In realtà non è per me, è per un amico mio. Deve dare una piccola festa e gli serve per tutta la notte. Sono arrivata ora, sarò libera l'una di domani mattina. Ma è tutto ok, ho parlato con la grande Berta, tutto a posto. È meglio che ti trovi un'altra ragazza, ho questo maledetto raffreddore, mi sento a terra. Ma se vuoi rifiutare $25. Quanto hai detto? $25. Dai, tutto un tratto mi sento bene. Brava, così, andiamo. Non vuoi che prima mi cambi vestito? Oddio, ho lasciato il motore acceso. Fammi mettere qualcosa addosso. Perché fare? Ma vuoi che mi prenda una polmonite? Quando sono in trasferto non sono mica coperta dalla cassa malattie. Ok, ma fa presto. Ti aspetto alla porta di servizio. Sì. Ecco la tua cena, Sam. Tornerò molto tardi. Polly! Arrivo! E non stare sveglio tutta la notte a guardare la TV, eh? Ti fa male agli occhi. Vuoi scherzare? Io non salgo sopra un camion. Ma sentila, la principessa Grace. Mettercene qui sopra. Lo sai cosa sei? Poco gentiluomo. Andiamo, muoviti. Un po', ma di che razza di festa si tratta? Il mio amico ti spiegherà tutto quanto. Di che cosa ti preoccupi? L'ultima volta che accettai un lavoro così era il 4 di luglio. Fu una festa da scapoli con bistecche alla brace e tutto il resto. E poi mi hanno messa all'asta. Fui aggiudicata per $80. Soltanto che l'assegno era scoperto e ci guadagnai solo un avvelenamento da cibi guasti. Arrivederla, signora Spinelli. Felice anniversario. Ciao. Venite, 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 signore. Abbiamo un sacco di lavoro. Ci servono altre 400 firme. Reverendo? È sicuro di non aver bisogno di aiuto. Dopotutto 400 firme sono tante. Perché non porta anche mia moglie? È molto brava per queste cose. Non ci penso nemmeno. È il giorno del vostro anniversario. Da questa parte, Casanova. Nel caso capitassero altre petizioni. Allora, dove eravamo rimasti? Lo sai? Questa città non sarà più la stessa se fanno chiudere il bar dell'Ombelico. A te che te ne importa? Cosa me ne importa? Se vuoi saperlo, sono il loro miglior cliente. Tu? Tutte quelle sere, quando tu credevi che io fossi a cantare o al bowling o a guardare la televisione a colori da Pringle, io invece andavo al bar dell'Ombelico. A fare cosa?
Ma bere Martini Dry, a usare il distributore di sigarette, a fare anche altre cose, ma preferisco non parlarne perché altrimenti ti arrabbieresti e finiresti per piantarmi. Quali altre cose? Tu pensi che io sia un tipo all'antica, eh? Ma chiedi a qualsiasi di quelle cameriere. Io sono un maschione. Certo che lo sei. Non mi piaceresti se tu non lo fossi. Povero Zelda. È vero, la moglie è sempre l'ultima ad accorgersene. Di cosa? Per tua informazione, io mi sono dato da fare per anni. Oh. E non solo con quelle cameriere, ma con le migliori amiche tue. Per esempio? Beh, sono troppo gentiluomo per fare nomi. Ma la Domenica delle Palme c'è stato un piccolo incidente sul ballatoio dell'organo. Ah, con Rosalie Schultz. Chi te l'ha detto? Lei me l'ha raccontato. Quanto abbiamo riso. Vuoi dire che hai discusso la mia vita sessuale con un'altra donna e ci avete riso? Quella vita sessuale, tu l'hai inseguita fino in cima al campanile. Si dà il caso che fosse lei ad inseguire me. E che differenza fa? Tanto nessuno ha raggiunto l'altro e comunque io ho fiducia in te. Tu hai fiducia in me? È una cosa offensiva da dire al proprio marito. Non credi che io possa piacere alle altre donne? Basta che tu piaccia a me. Quindi vieni a letto. Ah, no. Non te la cavi mica così, sai. La verità è che non ti importa un accidente di me, perché altrimenti saresti gelosa. Ti batteresti per me. È la reazione più primitiva che esista. Prendi i battussi. Ho letto tutto in proposito in un rotocalco nell'anticamera del dentista. Se una moglie Vatussi scopre un'altra donna col suo marito Vatussi, lo sai cosa le fa? La seppellisce nella sabbia fino al collo. Poi le versa in testa un chilo di miele e le scatena addosso le formiche rosse. E tu invece cosa fai quando Rosalie Schultz tenta di rubarti il marito? Le offri una fetta di torta al pistacchio. Bene. Se è così che ti importa di me, ne ho abbastanza. Non resterò in questa casa un altro minuto. Ma dove credi di andare? Torno a casa da mia madre. Orville, aspetta un momento. Cosa stai facendo? Hai ragione. Che sto facendo? È tutto alla rovescia. Sei tu che torni a casa da tua madre. Tesoro, ma che cosa ti ha preso? È tutto il giorno che stai cercando di litigare. È per il tuo bene. Qui non c'è spazio abbastanza per tutti e tre. Per tutti e tre? Cioè, per tutti e quattro. Vattene via! Orville, ma tu stai farneticando. Sono io, tua moglie, Zelda, non lo ricordi più. 5 anni fa promettemo di amarci, onorarci e curarci l'un l'altro. E tu eri così nervoso che mettesti l'anello al dito del prete. Ah, oh, smetti con queste stupide romanticherie! Fuori! Non piangere, caramella, ti prego. Forse tu non puoi capirmi adesso, ma capirai un sacco di cose domani, quando ti spiegherò tutta la faccenda. Non ti disturbare né domani né mai! Zelda! Che sincronismo, Orville. Ora siamo a cavallo. Io vorrei essere all'inferno con la schiena spezzata. Aspetta a vedere cosa ti ho portato per dessert. Queste polli. Mio amico Orville. Ciao. Non qui. Vuoi che tutto il vicinato lo sappia? Falla entrare in casa. Ma che bella accoglienza. Smettila di brontolare. Qui si paga in contanti. E niente avvelenamenti. Venite, venite. Hai un cestino per la carta da qualche parte? Allora, che cosa te ne pare? Penso che vada bene, però non me ne intendo. Puoi fidarti della mia parola, è una bomba. Una vera bomba. Di, ma che storia è questa? Mi hai portato fin qui soltanto in visione. No, 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 l'affare è combinato, è vero? Certo, abbiamo fatto 30, tanto vale fare 31. Non ti sforzare troppo, bello. Non dicevo in quel senso, io ti trovo molto attraente e credo che farai un ottimo lavoro. Che cosa vuole adesso, le referenze? Calmati, e anche tu, tutto funzionerà a meraviglia. Lo spero. Non scommetterci. È meglio che vi lasci soli adesso. Devi proprio? Devo fingere di sistemare la macchina. Ah, un'altra cosa, hai tutta la notte, quindi adagio. Non cominciare subito a darti da fare sul pianoforte. Arrivaci a poco a poco. Non so se mi spiego.
Magari mentre cenate puoi farlo entrare nella conversazione. E poi dopo cena puoi veramente darci dentro e a tutta birra. Bene, allora vogliamo organizzarci? Senti, io sono di vedute larghe e lo puoi chiedere a chiunque. Però niente stranezze con me, eh? E poi ho questo brutto raffreddore. Hai mai sentito di nessuno che avesse un bel raffreddore? Un bel posticino questo qui. Ah, ti piacerà. Non è molto grande, ma è pulito. Che cosa? Come che cosa? Ma non lo so, hai cominciato tu. La prima cosa che devi fare è toglierti quei vestiti. Così, adesso? Hai ragione. Prima dobbiamo assicurarci che mia moglie non stia tornando. Eh già, credo sia meglio. Ti rendi conto che se non fosse per queste veneziane sarebbe la fine per tutti noi? Certo, la prudenza non è mai troppa. Un uomo nella tua posizione. La mia posizione? Oh, ti ho riconosciuto subito, sai. Ti vedo in chiesa tutte le domeniche mentre suoni l'organo. Tu vai in chiesa? Tutte noi ci andiamo. La grande Berta ci porta con la sua giardiniera. Beh, sai come si dice, una famiglia che prega tutta unita. Ma che è Berta che crede che faccia bene alle relazioni pubbliche. Non dobbiamo svegliarlo, non ancora, perché se mangia la foglia siamo fritti. Chi? Barney e io. No, chi è che mangia la foglia? Nessuno, spero. Allora, vogliamo? Ok. No, no, non qui, in camera da letto. Come preferisci. Non ci badare se sono un po' nervoso, ma tante cose dipendono da questo. Spero solo di farcela. Farò del mio meglio. Grazie. Se vuoi metterti un vestito di mia moglie. E perché? È l'unico modo per farcela. Dobbiamo far finta che tu sia mia moglie. Devo ammettere che sei un tipo un po' strano. Barney non ti ha detto nulla. Sì, ma non mi aspettavo niente del genere. Io me ne vado di qui. No, aspetta un istante. Ma lo sai che tu dovresti vergognarti. Tutta quella gente che ti vede in chiesa lo sa che cosa fai gli altri 6 giorni della settimana. Ma non hai capito. Non è per me, è per lui. Lui chi? È di là, ora dorme. Ma che gioco giochiamo? Ai 4 cantoni? Barney dice che non è per lui, ma per un amico suo. Ora tu dici che non è per te, ma per un altro tuo amico. Non è precisamente un amico, è più che altro un rapporto di affari. E a lui piace divertirsi sempre. Io non ho niente in contrario, però non con Zelda. Oh, e chi è Zelda? Sei tu. Io? È mia moglie, ma stanotte tu sei lei, e quindi sei Zelda. In che cosa mi sono cacciata? Aspetta solo a vedere di chi si tratta. Ti verrà un colpo. Davvero? E come? E chi sarà mai? Richard Burton? No, però ci sei vicina. Ecco, prova questo. Forse ti starà un po' stretto, ma non guasta. Leggio! Cosa è successo? Mi è caduto l'ombelico. Dove? Credo che sia rotolato là sotto. Dove sono? Ah, Climax. Dove? Non si ricorda. Quella valvola lesionata. Beethoven. Ah, che ore sono? Sono soltanto le 4. Si rimetta pure a dormire. Ma dica un po', che ci fa lì sotto? Sto cercando l'ombelico di mia moglie. Ah. Thank you.
Ci sta benissimo, Polly. Grazie. E chiamami Zelda. Sì, hai ragione. Ehi, candele. Le ho trovate in un cassetto. Nelle cene intime le candele danno il tocco romantico. Una volta leggevo tutta questa roba nelle riviste per donne. Ciò che ogni sposa deve sapere, come far felice il proprio marito. Forse dovremmo mettere i cartellini per i posti. Non è il caso, siamo solo noi tre. Senti, come ci siamo conosciuti? Cosa vuoi dire? Ti ha portato bene? No, tu e Zelda. Io sono Zelda, ricordi? Come l'hai conosciuta, in caso se ne parla? Ah, bene, tu cantavi nel coro. Io ti notai immediatamente perché eri sempre stonata. E mi trattenevi oltre l'orario. Tua madre si sorvegliava come un falco. Non mi ha mai digerito troppo. E allora? Allora, per accattivarmi la vecchia, lei lavora alla banca del sangue, tutti i giorni dispari andava a donare un litro di sangue. 3 litri alla settimana? Ma tutti i giorni pari andavo di nascosto a Silver City a farmi fare una trasfusione. Però dovevi proprio essere pazzo di me. Certo che lo ero. E come ti dichiarasti poi? Beh, scrissi una canzone d'amore. E un pomeriggio, mentre stavo accordandoti il piano, te la suonai. E fu tutto. Che bello. Una canzone scritta apposta per te. Sai, quando andavo alle medie, c'era un ragazzo che mi scriveva delle poesie. Che genere di poesie? Ah, sapessi. Le scriveva col gesso sui muri. Dovevo correre per tutta la città a cancellarle. Polly, voglio dire, Zelda, da un'occhiata a ragù, per favore. Certo. Mi dispiace farti lavorare così, sì, come una donna di casa. Oh, mi piace. A dire la verità, una volta anch'io sono stata quasi una moglie. Come quasi? È per questo che sono finita nel Nevada. E di dove sei? Di Jersey City, nel New Jersey. Lavoravo al Mulbach Hotel come manicure. Avevo $1,200 lasciatimi da mio padre. E ci volevo aprire un negozietto per conto mio quando incontrai questo tizio. Ci vuole più sale. Quale tizio? Era un viaggiatore. Un piazzista di hula hoop. Ti ricordi quei cerchi? Lui mi chiese di sposarlo. Lo capisco. Così comprai un'auto e una roulotte usata e venimmo nel Nevada. Passammo la notte qui. Il giorno dopo dovevamo andare a Las Vegas a sposarci. Ci vuole un po' di pepe anche. E che successe? Quando mi svegliai quella mattina, il tizio era sparito con la mia macchina. Ecco fatto. Conosci nessuno che voglia 6 dozzine di hula hoop di plastica, tutte in colori assortiti? Vuoi dire che se la filò così? Ma avrei dovuto saperlo che era fasullo. Aveva le lunette piccole. Che cosa aveva? Sì, sai, quelle lunette alle unghie delle mani. Ecco, tu per esempio le hai grandi invece. È un buon segno. Sì, sei un gentiluomo. Facendo la manicure si capiscono un mucchio di cose delle mani della gente. Io non mi sono mai fatto il manicure. Nessuno lo fa qui in città. E per questo ho accettato quel lavoro all'ombelico. Per mettere insieme tanto da comprarmi un'altra macchina. Però mi capita sempre qualcosa. Dovrò restare qui per sempre. Una ragazza come te, troverai qualche bravo ragazzo, vedrai. Ma niente da fare se non vado via da questo posto. Qui sono solo qualcosa che il barman raccomanda ai clienti. Provi, Polly, la bomba. Prepariamoci, verrà fuori fra un minuto. Io quella voce l'ho sentita da qualche parte. È certo che l'hai sentita, è un cantante. E chi? Attenta a non svenire. E allora chi è? È Dino. Dino? Esatto. Io preferisco Andy Williams. Per carità, sta attenta, è il tuo compito di essere gentile con lui. No, non temere, conosco il mio lavoro. Ora lascia che ti guardi, Forse è meglio slacciare un paio di bottoni. Tua moglie non lo farebbe. Hai ragione. L'anello. Devi avere un anello. Tieni, metti questo. Senti un po', non credi che sia contro la legge? Fare cosa? Portare la fede senza una licenza. Che stupidaggine. Vieni, andiamo nel soggiorno. Familiare, familiare. Dobbiamo creare una scenetta familiare. Tu siediti qui. E io mi metto qui. No, non è abbastanza intimo. Tu fa la maglia
E io leggo. Io non so fare la maglia. Beh, allora, tu leggi e io farò la maglia. No, 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 non va bene. Allora, vediamo un po'. Wonderful, marvelous, you should care for me. Supple night, paradise, fantasy, la-da, la-di-da-da, la-da. La-di-da-da, la-da. Beh, scusatemi, vado bene per Disneyland? Non l'avevamo sentita. Questa è mia moglie Zelda. Molto piacere. Mio marito mi ha detto che si ferma con noi. Che deliziosa sorpresa. Zelda ha tutti i suoi dischi, sa, se sapesse quanto lo ammira. Non più di quanto io ammiri lei, questi li ho colti venendo qui. Oh, che belli. Aperitivi. Cosa preferisce, martini o fashion del vodka con ghiaccio? No, grazie. No. Niente da bere? Solo un secchio di bourbon e dei cracker. Bourbon, buona idea. E tu che bevi, Zelda? C'è un po' di crema di latte in casa. Crema di latte arriva subito. E beh, non state lì così, voi due. Coraggio, parlate. Mi direbbe una cosa. Qualsiasi cosa. Come mai ha fatto un naufragio qui? Oh, pura fortuna, direi. Oh. Sa, quel manichino non le rende giustizia, neppure con l'imbottitura. Oh, ho messo su qualche chilo ultimamente. Ma non se ne preoccupi, per conto mio non ce ne sarebbe mai abbastanza di lei. Pupa. Sentiamo, quanto crede che pesi? Indovini? Posso? Faccia pure. Kg. Ci riprovi. Volentieri. Cinquantaquattro. Focherello, focherello. Però. Provi a fare a occhio. Quanto crede che pesi io? Coraggio, caramella. Vediamo se indovini. Sì. Pesa 78 kg e mezzo. Ma questa non vale. Ha azzeccato in piedi. Alleluia. A chi? Alleluia. Non lo conosco. Beviamo a noi tre. È buona, questa è buona. Bene, beva e si sente uomo. Perché non ci sediamo? Perché non ci sediamo? Caramella, Dino, io mi metto qui dietro. Dove l'ha pescato questo strano coso? Ah, è un vis-à-vis di mia nonna, è un divano per innamorati. Per innamorati? A tre posti? È dell'Ottocento, sai, due innamorati e lo chaperon. Ma tanto non disturbava. Di solito era una vecchia signora, mezza sorda, mezza cieca, seduta qui a far la calza. La calza? È un'ottima terapia. Ho cominciato quando ho smesso di fumare, per tenere le mani occupate. Lo conosce il proverbio? Mani oziose di rado virtuose. Che sta facendo? Un calzino. Con il collo da ciclista. Alle lunette piccole. Oh. Che cosa ho? È una teoria di mia moglie. E se uno ha le lunette piccole alle unghie, è un gentiluomo e uno studioso. Interessante. Ora prenda me. Io le ho grosse, invece. Significa che sono fasulla. Beh, ha ragione solo a metà sul conto mio. Non sono uno studioso. Un dritto, due rovesci. Sento arrivare un odorino. Il ragù sul fuoco. Mi fa venire l'acquolina in bocca. Le abbiamo preso anche della pizza.
Potrei avere un po' d'antipasto? Si rovinerà l'appetito. Non credo proprio. Diavolo! Cosa le prende? Mi è caduta una maglia. Ah? Lo sa, può lasciarci una mano in quel modo. La conosce la storiella della bella ragazza e dell'aragosta? No, ce la dica. C'era una ragazza seduta in un cinematografo e un giovanotto le si siede nella poltrona accanto. E mentre stavano lì all'oscuro a guardare il film, ad un tratto lei si sente qualcosa che le si arrampica su per la gamba e che la pizzica. Oh, piano. Continui. Poi sente di nuovo qualcosa che si arrampica e che la pizzica di nuovo. Allora dice, ma che idea le viene di pizzicarmi? E lui dice, vede, non sono io. È la mia aragosta. La sua aragosta. E lui spiega, dice, un mio amico mi ha regalato una aragosta viva. E io gli ho detto, oh, che bellezza, me la porto a casa per la cena. E il mio amico ha detto, no, ha già cenato, perché non la porti al cinema? Perché non la porti al cinema? Ha già cenato. Al cinema. Ce lo dicevo. È tanto spirito. Sì, spiritoso. Ne sa altre di barzellette come questa? Ah, sì, ne so. E c'è quella della bella ragazza che va dal dottore e gli dice, dottore, ho il dubbio di essere incinta. E lui dice, beh, senta, si spogli che le tolgo subito il dubbio. Bisogna che me la ricordi. Con permesso. Io devo dare un'occhiata ai fornelli. Credo che questa sia roba sua. Mia. Sua! Ma che differenza fa? Io vengo da... No, tu resta dove sei. Fallo sentire a suo agio. Fagli vedere com'è fatta l'ospitalità del West. Non vogliamo che abbia l'emicrania domani. Ma che cos'è? Una forma di sadismo? Lei penserà che mio marito sia un po'... strano. No, anzi, a dire il vero, comincia a piacermi moltissimo. Anche a me. E vado matto per sua moglie. Lo sa che cosa mi piacerebbe adesso? Certo. Un altro secchio di bourbon e dei cracker. Mi direbbe una cosa? Qualunque cosa. Come mai lui la chiama Caramella? Se potesse scartarmi lo capirebbe subito. Magari potessi. Se non ci fosse questa del Lido. A proposito di fasulli, quello là non ce l'ha nemmeno le lunette. Ma lascia stare le lunette. Tu dovresti essere di là a tenergli compagnia. Ma che diritto ha di trattare tua moglie in quel modo? Per fortuna non sei mia moglie, se non la butterei fuori a calci. Scusami. Caramella al miele. Scottano. Aspetti un po'. Non ce la faccio ad aspettare. Le piacerebbe uno shampoo di maccheroni? Tutto quello che vuoi, pupa. Cospargimi di parmigiano, pugnalami con un grissino. Lei non ha troppi complessi, vero? Ah, non proprio, ma ho a disposizione soltanto una serata, quindi devo sbrigarmi. È una specie di operazione d'emergenza. Ecco che arriva un po' di nettare di bacco. Seduti. Ma non doveva prendersi tutto questo disturbo. Ma che disturbo, anzi le sono grato. Oggi è il nostro quinto anniversario di matrimonio e avevo dimenticato di comprare un regalo a mia moglie. Per fortuna è arrivato lei. Su, avanti, coraggio. Lo conosce il proverbio? Il vino rosso fa buon sangue. Credimi, è la cosa migliore che potesse capitarti. Io te l'avevo detto almeno un migliaio di volte. Non lo sposare. Orville G. Spooner. Sai che cosa significa quella G? Gnocco. Ecco che cos'è uno gnocco. Non ha mai guadagnato più di $200 al mese. Nessuna ambizione, nessun avvenire. Se penso che avresti potuto sposare Wally Coates, il dottor Wallace Coates, col più avviato gabinetto veterinario di Carson City. Henry, smettila di dondolare. Oppure Tom Pringle. Cosa non fece per sposarti? E ora è diventato presidente della Camera di Commercio. Ma tu lasciasti che Gladys Bukic te lo portasse via? Gladys Bukic, alta 1,40 m, piena di foruncoli e coi piedi piatti. Ci piangerei.
Lo sa che cosa ha fatto lui per i suoceri? Gli ha comprato una bella casa al Rancho del Sole. E ora si sono ritirati là, in pace, a giocare a canasta con tutti quegli altri vecchietti. Oh, Zelda, Zelda, come hai potuto rovinarti così la vita? Ora basta, mamma, lasciala in pace. Hai detto qualcosa? Non di recente. Per prima cosa, domattina andrai da un avvocato. Charlie Green. Anche lui avresti potuto sposare. Non ti sarà difficile ottenere il divorzio. Aspetta solo che io vada dal giudice a raccontargli come ha trattato me. Schiacciarmi la mano col coperchio del pianoforte solo per avergli detto che era un fesso senza talento. Dove stai andando? A casa. Torni da Orville? Sì, mamma. Lui ti ha definito benissimo. Sei una vecchia strega, ipocrita, chiacchierona e ficcanaso. Lo vuoi sapere come ti chiamo? Come? È meglio che non te lo dica. King Kong? Ora vorrei proporre un brindisi alla mia adorata moglie che mi è stata coraggiosamente vicina in queste ultime cinque ore, no, anzi di cinque anni, al nostro distinto ospite e stella del teatro, del cinema e della televisione, un uomo che non ha bisogno di presentazioni, ma dove? Gli è di nuovo caduto il tovagliolo. A quanto pare ho ginocchia molto scivolose. Ginocchia scivolose. Alla salute. Ah, mi sento davvero commosso. Grazie, grazie. Vogliamo passare nel soggiorno? Andate voi. Io intanto sparecchio. Oh, no, Zelda, non ancora, non rovinarci. Ah, ci mancherebbe. E le dispiace se mi porto un amico? Purché non si porti appresso anche la ragosta. Ah, spiritosa! Coraggio, ora, tutti quanti a posto per una quadriglia. Una quadriglia! Abbiamo il vino, abbiamo le donne e abbiamo le canzoni. Cosa le piacerebbe sentire? La conosci, Holman River? Tesoro, perché non suoni una delle tue canzoni? Una delle mie, no, non vorrei importunare il nostro ospite. La sa, me la dai la tua fanzera. Mi spiace, ma c'è una richiesta di una signora in platea. Vediamo ora, c'è questa nostra canzoncina di tipo italiano che forse le potrebbe interessare. Say yes, won't you? Do you, don't you want this world in tune? What does it take to persuade you? And how much more must I serenade you? Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every look passionato, who but you made me so? It's love crescendo, never ever diminuendo. Say the word, sweet Sophia, or from earth I resign. Sophia, be mine. Beh, che cosa gliene pare? Ah, è formidabile, da impazzire, già. Davvero? E lo dice uno che se ne intende. Ah, sì, che popolo di roba. Cosa non sarei capace di farci? Davvero le piace la canzone? Quale canzone? Oh, sì, è una seconda Arrivederci Roma. La prendo. La prende? La prende? Hai sentito, tesoro? La prende! Lei resti dov'è, caramella. La risuoni? Sì, certo. Pluck the grape from the vine.
Let our hearts intertwine. And put your love on the line. We are mine. Let the honey shine. Caramel. Ah, from earth I resign. Forza via, be mine. Ma che succede là dentro? Zelda, tu non dovresti essere qui. E perché no? Questa è casa mia e quello è mio marito, il maschione. Via, Zelda, calmati, lo so che può sembrarti terribile. Quel brutto bugiardo, allora mi diceva la verità. No, non è vero, io voglio dire, la verità è che, Zelda, ci sono certe cose che un marito non può chiedere alla propria moglie. Vuoi dire che adesso lei berrà dentro una scarpa di lui? Lei farà qualsiasi cosa. Vedi, lei incassa $25. $25? E per tutta la notte. Se non basta ad ucciderlo, lo uccido io. Non dare la colpa a Orville. Vedi, la faccenda è stata un'idea mia. Voglio dire, buttarti fuori di casa. Ah, sì? Quella Orville non la conosceva neanche. Gliel'ho portata io e gliel'ho presentata. Tu, E non preoccuparti per il prezzo, perché Orville e io dividiamo la spesa a metà. Davvero? Sì, sì. Va bene, Zelda, pigliami se vuoi, ma ti prego, non entrare. La superesti tutto. Non aver paura, non ci penso nemmeno. Oh, brava, così. Ora torna a tenere a tua madre e domani mattina... Me ne vado, certo, ma non da mia madre. Sweet Sophia, be mine. Or from earth I resign. Sweet Sophia. Domando scusa. Ah, mi scusi, lei, non volevo, mi sono lasciato trasportare. Tenga. Oh, non fate caso a me, continuate pure, ospitalità del West. Listen to me, Sophia. Lo sa che questa è la prima canzone che abbiamo venduto? Meno male che ho avuto quel guasto, se no non l'avrei mai sentita. Già, io non avrei mai conosciuto te. Voglio dire lei. Ora, stia a sentire, Orville, amico mio. Me ne servirà una copia per il mio produttore televisivo, una per il mio direttore d'orchestra, una per l'arrangiatore e poi per i ragazzi dell'agenzia. Vediamo un po', me ne serviranno, diciamo, 12 copie. Quante copie? Mi dispiace disturbare, ma dato che parto domattina presto, dovrà stare alzato tutta la notte per fare copie. Ha detto 12? Non si preoccupi per me e per sua moglie, non la disturberemo. Magari ce ne andremo in giardino e lei mi farà vedere il prezzemolo. Ecco qua, Sofia, 12 copie. Non è una fortuna. Già, a tutte le fortune. Coraggio, caramella, riempi le scarpe e facciamo un altro po' di musica. Cosa vorrebbe sentire adesso? Una ninna nanna. Le interesserebbe un vecchio valzer? Quando è il tempo dei cocomeri a Parigi? Non potrei rendergli giustizia. Ecco qualcosa di più vivace, una novità. Preferisco la nonna in compagnia perché twist molto meglio di mia zia. Va dritto al cuore. Ah, ecco qui, è una ballata. La scrissi per Zelda quando l'ho conosciuta. Significa molto per noi. Impazzito! Stai cercando di rovinare tutto quanto? Come sarebbe? Ma a gonfie vele, gli ho appena venduto Sofia. Tu non hai venduto niente, è stata Polly a vendergliela. Quindi vattene via di casa e lasciali soli, quei due. Ah. Trova qualche scusa e fila, o manderai tutto quanto all'aria. Ricevuto. Era un mio amico, telefonava dal bowling. Purtroppo brutte notizie per voi. Brutte notizie? Dimenticavo che il sabato è serata di bowling. Perché non me l'hai ricordato, Zelda? Scusami, caro. Abbiamo una partita contro Silver City e dicono che senza di me la squadra manca di fuoco. E quindi ho paura che dovrò lasciarvi soli. Ma di che cosa ha paura? Di nulla, veramente. So che lei avrà cura di mia moglie e che Zelda avrà cura di lei. Con permesso. Qualcosa mi dice che ora comincia la vera festa. Non credi, caramella? Da come si trascinano queste partite, potrei star via delle ore, quindi non restate alzati ad aspettare. Faremo il tifo per lei! Fuoco, fuoco! No, tesoro. Mi bemolle. Vuoi suonarmela di nuovo prima di andartene? Non me l'hai suonata da tanto tempo?
Certamente. Non vorrà mica perdere la prima palla, o il primo lancio, o comunque si chiami. Solo il ritornello. All the livelong day and the long, long night, what do I do? Dream about you. Felt this way the first time you came inside. Suddenly my gloomy old sky turned magically bright. You'll find we're perfect casting, you and I, with love that's everlasting. Will I leave you ever? Never, never, never. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Altro bibitone. E da bere per tutti quei fustacci dell'orchestra. Ragazzi! Ehi, ragazzi! Suonate bimba melanconica. Ragazzi! Non ci sentite? Ho detto, suonate bimba melanconica. Coraggio, muovetevi un po', svegliatevi. Ottantasei. Senti, cara, non credi di aver bevuto abbastanza? No. È il mio anniversario. Mi sono sposata 5 anni fa. Allora perché non vai a casa a festeggiarlo con tuo marito? Oh no, da fare. Lo sai, potevo sposare uno dei più quotati veterinari di Carson City. Invece ho sposato Orville G. Spooner, regista per gnocco. Sto per sentirmi male. Va bene, ma non qui dentro, cara. Vieni fuori. Reggi la forte. Brava, così. Sto male. Devo chiamare un taxi? Non possiamo mandarla a casa in queste condizioni, non lo sai chi è? L'ho veduta in chiesa. È la moglie dell'organista e noi abbiamo già abbastanza guai. Portiamola là. Porta questo aeroplano. Non è un aeroplano, è la roulotte di Polly. Ciao, Polly. Questa notte non torna, sarà qui finché non le passa. Signori e signori, a lasciare le cinture di sicurezza. No chance you're taking chances. Taking me on. Believe me when this man says summer, spring, and fall time. You're my one and all time. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Scommetto che sarebbe anche più bella con una ventina di violini. Hai un bel coro di sottofondo. Bene, è ora d'andare. Andare dove? Al bowling. Buon divertimento. Ma non io, lei, non ricorda?
È lei che ha il fuoco. Ah, sì, certo. La partita di bowling contro Silver City. E non si preoccupi per le canzoni, le compro anche queste. Spiacente, questa non la vendo. Può prendersi Sofia o qualsiasi altra. Quale Sofia? Quella italiana che le piaceva tanto. Ah, quella. Beh, non credo sia il caso di parlare d'affari. Vedo che voi due state pensando a tutt'altre cose. Ne discuteremo un'altra volta. Ma quando? La prima volta che passo di qui, tornando da Las Vegas, se c'è una deviazione e se mi si ferma il motore. Perfetto. No, io non credo che sia perfetto. Ciao. No, ferma. Orville, è meglio che tu vada. Devi farlo sia per te che per i tuoi compagni. I miei compagni? Barney e tutti gli altri. Non vorrei mica tradirli così, è vero? Forse hai ragione. È meglio che ti metta questa. Più tardi farà freddo. Sì, preoccupa per me. È il dovere di ogni buona moglie. Non ti dispiace, vero tesoro? Ma certo che non le dispiace. Io l'aiuterò a fare i piatti e tutto il resto. Dopotutto è meglio che vada a letto senza rimorsi. Sei sicura di voler rimanere sola con quello? Senti, bello, io ho un lavoro da fare. Tu sei di troppo. Ciao, tesoro. Muoviti! Credevo di dover venire io a tirarti via. Nel frattempo pensavo a tutto. Ora, prima che lui incida quella canzone, i suoi legali ci manderanno un contratto, i soliti diritti, un senza copia. Ma noi non accettiamo, perché se riusciamo ad avere un'altra canzone sull'altro lato del disco, raddoppiano anche i diritti, perché far guadagnare un altro con il nostro successo. E se è un grande successo, forse lui inciderà tutto un album. Dino, canta Milchef e Spooner. Oh, d'accordo, anche Spooner e Milchef, chi se ne frega, purché se ne venda 1 milione di copie. Diventeremo conosciuti, potremo vincere il disco d'oro. E poi ci chiameranno la televisione, con Perry Como. I poliziotti che tengono indietro la folla. E tutte le donne passano per noi. Certo che ne ha di faccia tosta. Crede di poter avere mia moglie per una canzonetta. Tua moglie? Ma che sei diventato pazzo, non è tua moglie. Lui e quelli della sua risma credono che il mondo sia loro. Scorrazzano sulle loro quadrighe bianche, violentando e saccheggiando e mettendo ogni cosa a ferro e a fuoco. Orville, cerca di tornare. Per loro siamo soltanto un branco di idioti, gente per bene, borghesi. E tutte le volte che a loro fa comodo, noi dovremmo stare subito bandiera bianca, consegnar loro le mogli, le case e i liquori. Ma neanche per sogno! Orville! Dimenticato qualcosa? È così che aiuti mia moglie a fare i piatti, eh? Chi è che lava? E chi è che asciuga? Se c'è una cosa che non sopporto è un marito subdolo. Pezzo grosso dei miei stivali. Credi di poter venire qui e schioccare le dita perché io ti servo a mia moglie su un piatto d'argento con una mela in bocca? Vattene via di qui. Orville, ti prego. Don dice il suo serio. Mi hai sentito? Via! Via! Vacci piano, vacci piano. Vattene via, o ti butto fuori io. Ora conto fino a 5. 1, 2, dove è finita l'ospitalità del West? Orville! 4, 5! Orville! Fermati, Orville! Ci hai fatto male. Non gli faccia caso, ogni tanto gli capitano questi attacchi, diventa improvvisamente matto e da sale la gente, il lattaio, il dentista, i suoi allievi. Come si sente? Niente di rotto? No, sto bene, ma avrò un tale mal di testa domattina. Se vuoi divertirti, bello, va al bar dell'ombelico, ma non cercare di imbrattare i nostri focolari.
È pronta la macchina? Manca poco. Ma questo non manderà l'aria alla faccenda della canzone, vero? Insomma, le piace ancora. Dov'è quel posto? Quale posto? Il bar dell'ombelico. Che maiale, l'ho sistemato a dovere. Pezzo di idiota. Certo che lo è. Io dico a te, hai sistemato te stesso a dovere. Ti stava dando tutto a gonfie vele e tu hai voluto rovinarlo. Ma perché? Non volevo che ti prendesse per una donna facile. Oh, che differenza vuoi che faccia? Un uomo di più o di meno nella mia vita. Io sono Polly la bomba, ti rammenti? Io vengo altamente raccomandata dal barman. Io non sono il barman e tu non sei Polly. Stanotte no. Stanotte noi siamo la signora e il signor Orville G. Spooner. Guarda che confusione. Che cosa vuol dire quella G? Giuseppe? No. Gaspari. Ah. Giacobbe? Geremia. Scusa se te l'ho chiesto. Non gettarlo via. Forse ti rimborsa del vuoto. Va bene. Come va il tuo raffreddore? E chi ci pensa? È stata una giornata faticosa, vero? Sì, caro. Vieni, signora Spooner. Amico, quelle lussuose camerierine di cui mi hanno tanto parlato, sì, come signore. Sono? Sono qui. Tu hai voglia di scherzare, ho visto scimmie migliori allo zoo. Guardi quella rossa laggiù, è arrivata in finale per Miss Nevada. In che anno? Coraggio, amico, dove le tenete, quelle vere? La più popolare da queste parti è Polly la bomba. Polly la bomba? Oh, su lei ci posso giurare, la bomba più esplosiva del West. Ora sì che ragioni, e dov'è? Deve essere la sua sera libera. Oh, mi dispiace perché ero in vena di darle fuoco alla miccia. Provi a vedere nella roulotte. Lei abita là, è proprio qui, a due passi. Da che parte? Per di là. Di là, eh? Se domattina non mi vedi, di' allo sceriffo che venga a cercarmi. Che ci sei. La casa è circondata e io vengo a prenderti. Chi è?
cavaliere solitario. Che cosa vuole? Te l'ho detto, sono solitario e mi sento così solo che nemmeno te lo immagini. Vada via. Non è modo di trattare un cliente. Dove tieni i bicchieri? Se ne vuole andare, oppure devo chiamare aiuto. Da quel che so non hai bisogno di aiuto, Polly la bomba. Lei è Dino. Niente nomi, per piacere. Mi pareva di averla vista attraversare la città. Non ce l'ho fatta. Mi si è rotta la macchina e mi hanno sistemato da un maestro di pianoforte. Piano... Orville Spooner? È proprio lui. Che serata! Cosa è successo? Questi dilettanti cosa non farebbero per vendere una canzone? Cercava di buttarmi fra le braccia sua moglie. Sua moglie? Già, ti rendi conto? Comincio adesso. Ma non era da buttar via se ti piace la cucina casalinga, ma mi piace mangiare fuori, sai, una sera alla cinese, una sera un po' di cucina francese e qualche altra ghiottoneria negli intervalli. Bevi, pupa. Quale canzone le ha suonato? Sofia? Come lo sai? Le è piaciuta? Per me un'altra canzone italiana è come un mal di gola per una giraffa. Io trovo che Orville ha molto talento. Lo conosci? Lo vedo quasi tutte le sere. È un cliente abituale. Come quella specie di topolino con Beethoven sul petto? Oh, è un Don Giovanni. Ma che ha intenzione di fare? Indovina. Silenzio, impiccionaia. Senta, forse non lo sa, ma questa è la mia serata libera. Per me è serata di lavoro, Polly Pupa, e se sono i quattrini che ti preoccupano, io sono di manica larga. Comunque, a mio parere, con lei sarebbe un fiasco. Sarebbe un fiasco che cosa? La canzone. Ho detto a Orville che deve mandarla a Bobby Darin o a Elvis. Chi? Suppongo che non sa neppure chi sono i Beatles. Ah, certo, ma io canto meglio di tutti e tre messi insieme. Sono quattro i Beatles. A uno sono rimasti impigliati i capelli nella chitarra elettrica ed è morto fulminato. Può anche prenderli in giro, ma loro sono giovani e sono simpatici, mentre lei... Mentre io, invece? Diciamocelo, lei è in declino. Hai un'abilità a dare colpi bassi. Ma se lo immagina, che cosa potrebbe farci Jack Jones con quella canzone? Che cosa? Listen to me, Sophia, have you any idea? Ora hai ascoltato molti cantanti, ma non hai sentito niente finché non avrai sentito come la canto io. Oh, listen to me, Sophia, have you any idea how much you mean to me? How much you never know? E poi c'è anche Robert Segulli. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every kiss passionato. È difficile. Oh, Sophia, be mine. Sweet Sophia, be mine. Thank you.
Arrivederci, signor Spooner. Che ti prende? Sto contemplando. Contemplando cosa? Il suicidio. Ma di che cosa stai parlando? Guardami. Ieri ero un solido cittadino, un donatore di sangue, firmatario di petizioni. E oggi, un succube del piacere. Oh, sciocchezze. Hai passato la notte con la signora Spooner. Non ti ricordi? Cioè, hai ragione. Ecco, tieni. Che cos'è? Quel che ti spetta, come avevamo stabilito, $25. Tua moglie non la pagheresti mica, no? Ma tu hai bisogno di soldi se vuoi comprarti la macchina. Quale? Ci ho rinunziato ormai da un sacco di tempo. Non lascerò più questa città. Non dire così. Oh, e non ti preoccupare. Se capiterà di incontrarci, io farò finta di non conoscerti neppure. Grazie. Lieta di averti conosciuto. Vorrei essere in grado di fare qualcosa per te. Ma hai fatto già tanto. Per esempio, mi hai guarita dal raffreddore. Arriva a tempo, sto facendo il caffè. Ne vuole un po'? Non mi guardi così sorpresa. Lei ha preso il mio posto stanotte e io ho preso il suo. Semplicissimo. Oh, allora lei deve essere lì. Esatto. Dove le tiene le tazze? Senta, quel che ha fatto suo marito lo ha fatto per lei. E quello che ho fatto io l'ho fatto per lui. Non ero mai stata su di una roulotte. È una grande esperienza. A me piace la sua casa, specie quella grande cucina. Ho fatto le frittelle dolci stamani. Scommetto che non c'era sciroppo. Ho aperto una delle sue marmellate. Sa, è stato divertente fare la moglie per una notte. E per una notte è stato divertente fare Polly la bomba. Ah! Oh. Questa è roba sua. Mia? $500. Da un forestiero spendaccione. A me non è mai capitato un cliente così. Io credo di sì, ma era sposata allora. Veramente vuole che li prenda? Li scambierò con quell'anello. Oh, scusi, che sbadata. E se lei trovasse un ombelico da qualche parte in casa sua, è il mio. Io non ci torno a casa. Perché no? Vado a stare con i miei. Forse io non dovrei impicciarmi, però credo che lei faccia uno sbaglio. Se io fossi in lei, e lo sono stata, non lascerei Orville. Una donna senza un uomo è come una roulotte senza automobile. Non ci si può muovere. Quindi se si trova un bravo ragazzo, si deve restare con lui. Io ho a che fare spesso con uomini sposati, canaglie, e mi creda, eh? Lei ha un marito meraviglioso. Lo so, ma sarà un marito anche migliore quando mi sarò vendicata. Che cos'era quel fatto dell'ombelico? Salve, signor Spooner. Salve. Non c'è la signora? Perché? Domandavo, sono 3 giorni che non mi ordina nulla. Niente latte, niente burro, niente uova. Ah, beh, vede, mangiamo fuori. Voglio dire, lei mangia fuori. Per la verità, abita anche fuori con la sua famiglia, ma solo temporaneamente. È solo un lieve malinteso. Sa come capita fra gente sposata. Fatti gli affari tuoi. Thank you.
sei tu. Non ti avevo detto di non farti più vedere. Vaci piano, Orville, ho una commissione per te. Il grande genio. Diventeremo ricchi, dicevi. Liberati di tua moglie per una sola notte. Me ne sono liberato. Ma per sempre. Lei non vuole più vedermi, non vuole più parlarmi. È questo che cerco di dirti. Ho un messaggio per te da Zelda. Non sai che un miserabile ciccione buono a nulla. Sparisci! Un messaggio. Così sarei un buono a nulla, eh? Oh, andiamo, andiamo. Ho appena parlato con Zelda. Vuole vederti. Davvero? Ah, uomo meraviglioso. E dove? Quando? Stasera alle 8, dal suo avvocato. Dal suo avvocato? Charlie Green, sai quello sopra il negozio di elettrodomestici? E perché? E che ti credevi? Divorzio. Divorzio? Ah, ma è una follia, io l'amo. Lo so, ma è questo che lei vuole. Perché non mi porti una bella latta di benzina e un fiammifero? Non devi parlare così. E poi ci verrò anch'io, come testimone. Ah, bene. Così dirai che è stata un'idea tua, che sei tu che mi ci hai convinto. Ma forse non sono stato chiaro. Io vengo a testimoniare per lei. Per lei? Se pensa come hai trattato quella poveretta. Non avresti dovuto, Orville. Io non avrei... brutto, fesso, stupido, buono a nulla. Ci vediamo dall'avvocato alle 8 precise. Zelda, prima che andiamo lassù, io devo parlarti. Ti avverto, non devi fare dichiarazioni se non in presenza del tuo avvocato. Chiudi il becco. Ti ho trattato in modo imperdonabile. Ma se tu mi perdoni, tutto sarà diverso d'ora in avanti. Non sarò mai più geloso, mai più sospettoso. Non ti domanderò più niente. E i tuoi occhi non sono bianchi. Troppo poco e troppo tardi. Abbiamo già preparato la divisione dei beni. Tu trai il piano, le stampe di Beethoven e i dischi di musica classica. Lei i dischi di ballabili, il letto e il divanetto a tre. Andiamo. Zelda, ricordi che 5 anni fa, quando ci scambiammo l'anello, ci promettemmo di curarci, di amarci e di rispettarci? Dov'è il tuo anello? Il mio anello? Già, lo vuoi sapere dov'è? È nella doccia, mi è scivolato nello scarico. Sono dimagrito da quando sei andata via. Cosa stanno suonando? Resta in argomento, il caso dell'anello scomparso. Non ti preoccupare, lo ritroverò. Proverò con uno spago o un pezzo di chewing gum. O meglio ancora, chiamerò un idraulico. Ma questa è Sofia. Oppure qualcuno ce l'ha rubata. E ora la stella del nostro spettacolo, proveniente da una serie di esibizioni in innumerevoli bar. Dino. Dino. Listen to me, Sofia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know. If I'm all agitato, every heartstring vibrato. Io non capisco, canta la nostra canzone dopo quello che gli ho fatto. Direi che più sono grandi, più sono generosi. Ma guarda un po', su tutti e 12 gli schermi. 12 schermi, un corno. 30 milioni di telespettatori lo vedono. Un indice di gradimento di 71,7. Hai sentito, Zelda? Lo sai che significa? Certo, dirò a Charlie Green di chiederti più alimenti. Zelda, non sento le mie parole. Or from earth I resign. Oh, Sofia, be mine. Grazie, grazie signore e signori. Non è una canonata questa canzone? L'ho scoperta da me. E la storia è piuttosto interessante. Io stavo venendo da Las Vegas e mi sono fermato in un posto chiamato Climax, nel Nevada, una graziosa cittadina. E sentii uno degli indigeni che canticchiava un ritornello. Mentre me ne andavo, quel motivetto continuò ad ossessionarmi. Così girai e tornai indietro. E trovai questi due compositori dilettanti, Miller e Spuncher. Monshep e Spiller. Milshep e Spooner. Spooner e Milshep. Beh, comunque.
Se ti sveglio tutta la notte a sentire le loro canzoni e stasera voi ne ascoltate una per la prima volta, il che dimostra che se avete quel che ci vuole, prima o poi qualcuno vorrà quel che avete. Pupa. Listen to me, Sophia. Have you any idea? Possiamo avere un autografo? Sì, da questa parte. No. Calma, piano. Ci pensavi? Stamattina lui ha controllato l'olio a mia madre. Scommetto che ora farai $1,000,000. E chi lo vuole? Al nostro livello le tasse te ne prendono la maggior parte. Dai, per favore, piano. Non possiamo ricominciare, caramella. Che figura farò quando allo spettacolo di Perry Como lui ti chiederà di alzarti e di farti vedere e tu non sarai fra il pubblico? Puoi sempre trovare qualcuna che prenda il mio posto, che se ne accorgerà. Sì, certo. Cosa vuoi dire? Vuoi firmare qui, signor? Okay, per favore, grazie. Okay. È una manicure che ho conosciuto. Mi sono fatto fare le unghie quando eri via. Non ti ho fatto nessuna domanda. Hai ragione, niente più domande d'ora in poi. È meglio che ti rimetti questo. Il mio anello. Dove lo hai trovato? Hai detto niente più domande. Ho l'impressione di diventare pazzo. Non ci capisco più niente. Di che cosa? Insomma, l'anello, la canzone, la macchina e Dino. Come potevi... E lei quando... E lui perché... Baciami, stupido.